Expo Vending Sud 2017, siamo allo stand di Eurofood, lo stand capitanato da Roberto Di Noto in compagnia di Antonio Nicolini. Antonio Nicolini è l'amministratore di Manea Vending, una società veneta di grandissima esperienza che fa distributori molto robusti, molto belli e anche molto efficienti. Complimenti Antonio. Grazie, non è stato facile comunque, un po' alla volta ci siamo arrivati. Presentiamo in occasione le serie nuove, che non sono altro che l'evoluzione delle esperienze passate. Aspetta, che nel frattempo mi tolgo davanti, ecco qui, mostro alla telecamera mentre tu spieghi con quale enfasi si può andare a descrivere questa serie. Allora, la serie nuova innanzitutto ha avuto un restyling globale, chiaramente preservando le esperienze passate e introducendo nuovi materiali, nuove forme e nuove soluzioni, soprattutto elettroniche. Su tutta la serie nuova passiamo dalle 8 spirali e arriviamo fino alle 14. Le macchine sono molto robuste, hanno un'elettronica evolutissima, dove abbiamo dei sistemi chiaramente di comunicazione esterna tra i più evoluti, quindi parliamo di IRDA, Wi-Fi, parliamo di Bluetooth, parliamo di USB. Abbiamo la possibilità di avere un video a 7 pollici dove possiamo caricare filmati, fotografie e quant'altro, oppure dei touchscreen, e sulla stessa scheda è possibile collegare un video esterno, anche Full HD, dove può essere visionato un filmato differente da quello che c'è sul video principale. Quindi posso fare delle mie pubblicità e cose di questo genere. Le macchine, in uno spazio molto ridotto, hanno fino a 10 spirali per cassetto, possono avere fino a 8 cassetti, chiaramente in relazione ai prodotti che si vogliono distribuire. Di utile c'è che tutte le macchine delle due serie hanno gli stessi elementi intercambiabili, quindi la gestione dei ricambi è minimale. Chiaramente avremo degli elementi esagerati sulle macchine piccole, che però vengono usati per tutta la serie. Antonio, questa serie è particolarmente ricca nel design: l'acciaio satinato, la doppia piegatura, addirittura un sistema di inserimento delle monete retroilluminato. Sì, e soprattutto autopulente. Abbiamo un sistema elettronico che ci permette di individuare se all'interno è presente della sporcizia o oggetti che non hanno niente a che vedere con le monete, ed è in grado il sistema di autopulirsi. Quindi ad esempio le palettine esauste con cui viene girato il caffè, piccoli elementi della lattina, la linguetta, o anche la parte sudicia delle monete che si accumula mano a mano, polvere eccetera eccetera. E questo permette comunque di ridurre notevolmente varie anomalie o fermi macchine per problemi di sporcizia nella gettoniera o cose di questo genere. È molto bella da vedere anche e soprattutto per l'ascensore interno, che è praticamente impercettibile, cioè l'occhio del consumatore non lo riconosce. Sì, diciamo che sostanzialmente noi siamo stati fra i primi a introdurre quasi di serie, basti pensare che il 90% delle macchine vanno via con l'ascensore, questo sistema di prelievo del prodotto è minimale, molto semplice, quindi molto affidabile. Sostanzialmente si trasforma in un kit che può essere messo, aggiunto, con una semplicità estrema. Quindi noi, quando facciamo qualcosa, la prima cosa contiamo, andiamo a verificare quant'è il tempo di installazione, perché poi è quello che conta, e la semplicità. Se è semplice ci vuole poco tempo. L'ascensore ormai da sempre che lo facciamo, da quando siamo usciti con le macchine, diciamo è uno dei più semplici, dei più affidabili che ci sono oggi. Tutte le nostre macchine hanno la possibilità di avere l'ascensore, ma comunque oggi come oggi il 90% delle macchine escono con l'ascensore perché ordinate dal cliente così. Facciamo un passo indietro, attenzione, non è un passo indietro temporale ma veramente fisico, perché dobbiamo camminare andando all'indietro per poter mostrare quest'altra linea, nuova linea di prodotto. Come si chiama?
Allora, mentre la linea di prima si chiama Krios, questa è denominata Kairos. Chiaramente si distingue perché è una linea di macchine blindate, quindi che si presta notevolmente al vending pubblico, che ha delle caratteristiche veramente eccezionali, parliamo di macchine vending tradizionali, probabilmente anche quella più capace come macchina. Parliamo di una 14 spirali in linea, con una flessibilità notevolissima. Possiamo arrivare a 420 bottiglie, che sono una cifra impressionante per una macchina, ma può anche contenere chiaramente delle soluzioni miste, anche queste con l'ascensore, gli stessi elementi dell'altra macchina. La macchina presenta poi delle soluzioni compatibili chiaramente con tutti i modelli, come ad esempio dei tappetini per prodotti inscatolati, per prodotti che hanno caratteristiche dimensionali particolari, per cui con la spirale abbiamo qualche problema a dispensarli, con dei packaging che possono dispensare packaging diversificati al massimo. Anche queste macchine hanno l'ascensore. La struttura è chiaramente molto differente dalla macchina normale, è una struttura che si presta appunto a installazioni particolari. Beh, diciamo anche che, ecco, scusa se ti interrompo, ma riconosco in questo modello l'evoluzione dei modelli che si vedono negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie qui in Italia, è così? Sì, praticamente è proprio è la figlia delle prime installazioni blindate. Con qualche caratteristica migliorativa. Chiaramente, insomma, sarebbe grave se le caratteristiche fossero. Soprattutto noi qua abbiamo dato priorità all'esposizione dei prodotti, alla flessibilità e soprattutto alla capacità. Cioè, ricordiamo che se io devo far attraversare un caricatore al centro di Milano, mi sta via una giornata per caricare una macchina. Se invece di andare una volta al giorno ci va due, ho già risparmiato il 50%, adesso, chiaramente. Ecco. Quindi alta capacità. E anche questa con la serratura autopulente, con la pulsantiera antivandalo e il monitor da 7 pollici in alta definizione per poter mostrare comunicazione in ogni caso. Sì, chiaramente questa ha anche tutto un insieme di situazioni di costruzione anti-intrusione, con una doppia chiusura, con una chiusura da 5 mm di acciaio inossidabile, quindi macchine che... Forti, possiamo dire veramente forti. E peraltro voi non lo vedete da qui, ma da questa angolazione si vede una striscia di luci LED bianchissime che illuminano tutta la parte esterna della macchina, dandogli anche una impressione di grande, io direi, nobiltà, perché è proprio una signora macchina questa. Eleganza, che è un elemento di arredo, di decoro, e dà una certa eleganza. Chiaramente poi le macchine sono tutte personalizzabili in quanto a colori, serigrafie, eccetera, eccetera, eccetera. La macchina ha una copertura di policarbonato da 5 mm ed è costruita in maniera tale per cui l'accesso al vetro è impossibile. È costruita altrettanto in maniera tale per cui se io devo andare a cambiare policarbonato, in un quarto d'ora posso cambiare. Un sistema di anti-intrusione che favorisce naturalmente l'allontanamento dei malintenzionati. Antonino, grazie mille. E ci vediamo alla prossima. Sì, io direi ci vediamo a questo punto a Venditalia. No, forse anche in Spagna. In Spagna, sì, probabilmente anche in Spagna, se riusciremo a conciliare il tutto, perché ormai le nostre risorse cominciano a diventare limitate per quelle che sono le richieste da parte dei player e delle fiere in giro per il mondo che desiderano avere una documentazione filmata, commentata e condita dai player della filiera a favore degli spettatori affinché ci sia una maggior diffusione di ogni fiera. Vediamo, perché è proprio attaccatissima a Ost, hanno un giorno solo di distanza. Antonio, saluta gli amici di Venne TV. Grazie a tutti e alla prossima. E io vi invito a non andare via, perché tra pochissimo avremo altro salto in un'altra postazione di questo stesso stand. Restate lì.